puntata che stiamo dicendo, parliamo di cucina e finanza, parliamo di cucina e finanza. Perché? Che cosa fai tu oltre ad essere uomo di cucina? Io, il lavoro della professione sono in TV, educatore finanziario, consulente educatore finanziario, facciamo questo in produzione e facciamo la protezione della famiglia, della persona, dell'impresa. Questo è il nostro, proteggere quello che uno si suda. Okay. Proprio molto, molto, molto terra a terra. Detto proteggere proprio... quello che uno si suda, la sua famiglia, la sua impresa, il suo futuro, il durante me e il dopo di me. Ok, e a tal proposito, ottobre, che è appena iniziato, è il mese dell'educazione finanziaria. Ne parliamo quindi con una nostra ospite e do la parola a Eleonora. Grazie Giovanni, io tra l'altro mi prefiguro quella pagnotta dentro proprio le seppioline, così si diventa bella succosa. A proposito allora quindi di finanza, eccoci qui con Giuseppina Biondelli, collega anche di Maurizio, anche tu consulente, educatrice finanziaria. Sì. E allora spieghiamo bene che cos'è l'educazione finanziaria e perché se ne parla tanto, ci si viene dedicato addirittura un mese. Ecco sì, un mese che è il... ormai è la sesta edizione, ma sicuramente fa parte di un programma più ampio che a livello istituzionale, quindi a livello di Banca d'Italia, ma tutti i vari, le varie associazioni di riferimento hanno organizzato in diverse occasioni dei programmi proprio di educazione finanziaria. Non è nient'altro che l'intento di voler rendere maggiormente consapevoli le persone nell'ambito finanziario. Spesso noi quando parliamo di finanza, quando parliamo di investimenti, pensiamo solo, diciamo, ad una parte di questo tema della finanza, che è la parte che riguarda i risparmi. In realtà l'educazione finanziaria è una materia che riguarda a 360 gradi di questo tema, perché dobbiamo essere informati e dobbiamo essere diciamo preparati anche quando noi decidiamo di indebitarci, per cui a maggior ragione quando ci assumiamo il rischio del debito deve esserci maggiore consapevolezza. Quindi questa è la sesta edizione del mese dell'educazione finanziaria, poi all'interno ci sono vari eventi perché comunque ci sono dei focus che richiamano un po' alcune tematiche particolari dell'educazione finanziaria, ma questo è l'intento. E l'attenzione in questo caso è rivolta principalmente al mondo della scuola e dei gruppi sociali definiti più vulnerabili. Sì, certamente, perché comunque avere capacità decisionale nell'ambito finanziario, avere autonomia di gestione dalla parte di finanza è qualcosa di importante per l'autonomia dell'individuo. Quindi chiaramente cosa succede? Che il focus... Se io so... Esatto, il focus fatto sui giovani, sui ragazzi che devono crescere, quindi assumere le prime decisioni, ma anche i soggetti più fragili, quindi in particolare c'è un focus quest'anno riferito alle donne, proprio perché molto spesso abbiamo visto che la tematica finanziaria le rende, diciamo, libere di decidere anche per la propria autonomia personale. Quindi la materia della conoscenza finanziaria che va a rendere libero l'individuo, questo è l'intento dell'indirizzare l'educazione finanziaria verso i soggetti più deboli, più diciamo da seguire nella loro crescita, nel loro percorso di crescita. Sì, perché è vero, tante donne dicono vabbè io però di soldi non so niente, quindi non so dove sono, non so come recuperarli, ci pensa sempre tutto mio marito, e magari questa diciamo così leggera ignoranza sul tema, chiaro. Le comunque induce magari a non prendere determinate decisioni proprio perché non si sentirebbero libere di gestire la cosa da sole. È un eccesso di processo di delega che chiaramente nel gioco di una coppia, nella dinamica di una coppia ci sta, perché non tutti ci occupiamo di tutto, certo, c'è una suddivisione dei compiti. Ma si deve occupare anche di quello, dici, esatto. Diventa problematico. Però ecco, dar la delega in termini di pratici è una cosa, non conoscere assolutamente l'argomento non va bene. È un'altra cosa. Certo, certo. Ci hai raggiunti? Io vi ho raggiunti perché sono interessato, perché lo ammetto, per me questo tema è proprio un po' difficile da masticare, quindi ero interessato e volevo capirne di più. Io, nonostante mi ritenga magari con una cultura media, sono totalmente ignorante sulla finanza. E quindi appunto mi piaceva sentire che diventa anche argomento di discussione, perché di fatto è un tema con cui ci dobbiamo confrontare di fatto spesso tutti i giorni, anche soltanto banalmente ascoltando un telegiornale, no?
E quindi sono termini che sentiamo oggi spesso. Oggi è il primo giorno di emissione del BTP Valore, quindi chiaramente dalla seconda... Cosa vuol dire? Significa che lo Stato italiano ha promosso l'emissione di un titolo di Stato che si chiama BTP Valore, è la seconda edizione di questa tipologia di titolo, si chiama BTP Valore, è la seconda edizione, e che prevede determinate caratteristiche, però chiaramente nella nostra valutazione, visto che oggi i telegiornali parleranno e parlano di questo da stamattina presto, quindi questa è la notizia del giorno, chiaramente una persona deve approfondire la notizia per capire cosa significa andare a sottoscrivere un BTP, ad esempio. Certo. Sostanzialmente quando io sottoscrivo un BTP è come se io diventassi, la definizione è l'obbligazione dello Stato, e quindi io divento finanziatore dello Stato italiano. In quel momento io sto prestando i miei soldi allo Stato italiano. Perfetto. Ed è una mossa che lei consiglierebbe? Allora, no, perché allora, in questo momento all'interno di un portafoglio chiaramente ci deve essere anche la parte obbligazionaria e anche, perché no, riferita... Questa la so, obbligazioni e azioni. Esatto. Quando si fa chiaramente un investimento. Con tutto quello che è successo dal 2022, da maggio 2022 ad oggi, con l'aumento dei tassi, sono interessanti soprattutto anche i rendimenti delle obbligazioni, chiamiamole governative, si chiamano così le obbligazioni degli stati, che sia Francia, Germania, Italia, Spagna, si chiamano obbligazioni governative. Sono tornate ad essere con un po' di reddito, perché okay, abbiamo fatto tanti anni con dei tassi negativi. Esatto, andare in perdita. E io volevo capire un pochettino questo mese, che cosa si, cioè, nella pratica, che cosa si può fare, che cosa è stato ideato per appunto educare finanziariamente. Allora, ci sono vari eventi che si susseguono, eventi ovviamente di formazione, di divulgazione, in cui vengono approfondite determinate tematiche. All'interno del mese ci sono due settimane in particolare, questa, la prima settimana, che è dedicata alla settimana dell'investitore, quindi tutte quelle che sono le tematiche base da conoscere prima di fare delle decisioni, di assumere delle decisioni di investimento. Poi ci sarà quella successiva, che è la settimana della previdenza, quindi tutto quello che riguarda il mondo della pianificazione previdenziale. Questo è un tema molto importante, perché sapere per tempo qual è il nostro futuro in termini previdenziali è importante per organizzarsi prima. Certo. Tutto quello che riguarda la tematica dell'educazione finanziaria parla di futuro. Ma non significa che ce ne dobbiamo occupare in futuro, significa che dobbiamo lavorare nel presente per il nostro futuro, soprattutto per quanto riguarda la parte di previdenza. E poi c'è una giornata in particolare dedicata a quella che è l'educazione assicurativa, perché chiaramente anche questo sottotema nell'ambito della finanza ha la sua importanza. Noi all'interno della nostra pianificazione finanziaria ci occupiamo di quello che è il nostro valore, che sia valore immobiliare, che siano la liquidità sul conto corrente, che sia i nostri risparmi, la nostra pensione. Sono tutti valori sostanzialmente che noi vogliamo proteggere di base, no? Prima sì, di farli, certo, fruttare, qual è il nostro obiettivo? È quello non di perderli. Di proteggerli e di possibilmente lasciarli alle persone che amiamo. Quindi dal momento che noi dobbiamo assumere queste decisioni, anche salvaguardare in termini come protezione assicurativa, penso alle aziende, penso a tutto quello che è il rischio banale, ramo danni dai temporali e dal clima, dai quello cambiamenti che abbiamo visto climatici. Quest'estate, quindi, certo. La cultura finanziaria va anche in ambito assicurativo. Benissimo. Direi che il quadro è chiaro. Abbiamo fatto un quadro chiaro, esatto. Oggi appunto, anzi, questo è il mese dell'educazione finanziaria e quindi abbiamo inquadrato il tema anche in parole molto semplici, anche alla portata di chi ci sta seguendo, quindi grazie. Anche alla portata nostra. Anche alla portata nostra, esatto, assolutamente. Quindi grazie. Grazie a Giuseppina Bindelli, grazie mille.